Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente Dintorni Show. Quest'oggi torniamo a parlare di libri con un libro veramente incredibile, ovvero Sovietistan di Erika Fatland. Sicuramente il modo migliore in assoluto, lo dico fin da ora, per approcciarsi a tutta quella che è la storia contemporanea dell'Asia centrale. Un luogo veramente sterminato, un luogo poco conosciuto in Italia, ma devo dire la verità nel mondo, ma un luogo che è veramente stracolmo, stracolmo di sorprese. Nello specifico, in questo libro, che sarà il tema di oggi, perché nella prossima settimana andremo a parlare prima del Turkmenistan, poi del Kazakistan e settimana prossima di Tagikistan, Kirghizistan e Uzbekistan, dove c'è Samarkand e Bukhara. Quest'oggi però andremo a parlare nello specifico del libro, dei paesi che di fatto lei visita e di alcuni dei temi che secondo me sono i temi di fatto principali che lei porta all'interno di questo libro, perché ogni capitolo, comunque, diciamo, ogni paese si vede che ha, fra virgolette, una corda trainante, non so come spiegare. E per questo non andremo ovviamente a parlare di tutto quello che lei visita, tutto quello che lei vede, ma ci concentreremo per lo più su quello. Detto questo, il suo viaggio inizia appunto in Turkmenistan. Il Turkmenistan è tra l'altro uno dei paesi più particolari, uno dei paesi più affascinanti ed è anche quello che purtroppo ha la dittatura peggiore del mondo. Secondo alcune stime, addirittura la Corea del Nord è molto più liberale rispetto al Turkmenistan, dove fra l'altro diciamo che si può dire il paese dei presidenti, perché quello prima addirittura era uno con un culto della personalità che non ho mai visto. Qualcosa del tipo che ha cambiato i nomi della settimana nel nome suo, nel nome della madre, ha cambiato i nomi dei mesi nel nome suo, della madre, di altri personaggi che gli piacevano. Ha scritto un libro sacro, secondo lui, che si chiama Rushnama, e ha fatto anche costruire delle moschee dove c'erano non dei versetti del Corano, ma del Rushnama. Questo libro, che tra l'altro divenne anche obbligatorio se volevi prendere la patente, divenne a un certo punto anche l'unico libro che si studiava a scuola, che nel frattempo, naturalmente, da quelle comunque sovietiche che erano presenti, si passò piano piano a nessuna scuola essenzialmente. Oltre a questo, c'è tutta una serie di altri provvedimenti strani, tipo impedire ai cani di entrare nella capitale perché secondo lui puzzavano, ordinare che tutti i presentatori e le presentatrici non avessero il trucco perché secondo lui i turkmeni sono belli anche senza e quindi non devono mettere il trucco, ma poi tutta una serie di altre cose strane del tipo che c'era la tubercolosi in giro e allora ha detto essenzialmente: ah, c'è la tubercolosi, io ho il sistema perfetto per sconfiggerla. Impediremo ai medici di registrarla, se la registrano vanno in prigione. Per poi ovviamente cambiare anche il giuramento di Ippocrate, non più a Ippocrate, chi lo conosce, a lui. Tutte cose molto tristi, ma devo dire la verità, se uno si immagina che sia un film, sono molto divertenti. Sembra proprio il dittatore di Sacha Baron Cohen. Però, oltre a questo, naturalmente non è che tu ti limiti qua, ti limiti a cambiare i nomi? No, ha cambiato ovviamente i nomi anche delle città. C'è una città che si chiamava come lui, ovvero Turkmenbashi, che tra l'altro ovviamente è tipo il padre dei Turkmeni, una roba del genere, il capo dei Turkmeni. E oltre a questo ha costruito anche monumenti, perché ha fatto il monumento alla neutralità, che in realtà è il monumento a sé, di fatto, dove c'è questa sua enorme statua placcata d'oro che tutto il giorno deve seguire il sole. Bellissimo che si muove anche. In questo momento non lo fa più perché è stata cambiata. Però, ecco, oltre a quello, ha costruito anche le sue statue ovunque. Ovviamente le sue foto sono ovunque, ci mancherebbe altro. Poi cos'altro? Aspetta, ah, ha fatto anche una statua, un monumento al suo libro sacro che ogni tot le pagine si sfogliavano e quindi tu potevi vedere e sentire i versi del Rohnama. Va detto che il nuovo dittatore non è più liberale di lui, però è meno affezionato al culto della personalità, anche se basta cercare un attimo in internet e ci sono delle cose veramente al limite dell'inquietante e del boh, non so, a me purtroppo fanno ridere. Lo so che non bisognerebbe dirlo, però
Ho la fortuna di non essere mai stato in una situazione del genere, quindi per me sembra una roba quasi del film, no, ripeto, come il dittatore, perché lui si è improvvisato anche fra tutti i vari lavori, come, non so, cecchino, che ogni tanto fa vedere che spara, poi ogni tanto cos'altro faceva, ah sì, è andato a cavallo, questo ne parla anche in Sovietistan, quindi lui è il signore dei cavalli praticamente, vince i premi, ovviamente, vince un sacco di premi, ma poi, dicevo, canta. Canta sia con il nipote. Bellissimo perché in quel video nello specifico c'è il nipote che suona la chitarra e lui che invece fa la base, no? Che tipo tuk, tuk, e aggiunge delle parole in turkmeno per sembrare, ma poi fa anche ad esempio dei concerti dove ovviamente la gente è lieta e gioiosa di andare e quindi è sempre tutto pieno e tutti vogliono ascoltare il presidente del Turkmenistan cantare. Inutile dire che non c'è nessun tipo di libertà, non esiste, è tutto del presidente, che tra l'altro può anche vantare di possedere la città con il maggior numero di edifici in marmo di tutto il mondo. È proprio iscritto al Guinness dei primati, non ha modo di dire. Peccato che naturalmente, come appare più e più volte in questo libro, che lo rifaccio vedere, magari non ve lo ricordate, sono facciate di fatto, nel senso che poi lei entrava dentro i negozi e diceva: ah sì, siamo in una parte brutta dell'Unione Sovietica. Non perché il Turkmenistan sia brutto, ci mancherebbe, anzi, il Turkmenistan è un paese molto affascinante, ricchissimo di storia a stracolmo, lo dico davvero, e tra l'altro un paese che avrebbe le materie prime. E questo è il motivo per il quale uno riesce a costruire la città con più marmo al mondo, pur stando nel Turkmenistan. Ed è questo il motivo per cui ci sono tutti questi grandi progetti. Senza soldi, ovviamente, non si può fare niente. Anche se va detto che fino a poco tempo fa, mi sembra che adesso la cosa sia cambiata, e lo dice anche più e più volte nel libro, c'era corrente gratuita per tutti, c'era benzina gratuita per tutti, acqua e anche delle altre cose che naturalmente vanno a contribuire ad avere tutto sommato un'accettazione da parte del cittadino che pensa che se no non ha proprio niente. La triste verità. Detto questo, l'altro paese che appunto Erika Fatland visita è il Kazakistan. Kazakistan, tra l'altro, molto importante anche perché banalmente è tipo il nono paese più grande al mondo. Molte volte noi da qui, dall'Italia, dagli altri paesi europei, non riusciamo molto a immedesimarci in queste altre grandi aree che però effettivamente sono mastodontiche. Kazakistan, fra l'altro, ecco, sicuramente si può vedere il sopruso dell'Unione Sovietica in questo caso, perché se in altri paesi come ad esempio il Uzbekistan, nello specifico, mi sembra l'Uzbekistan, diciamo l'Unione Sovietica ha fatto anche delle cose effettivamente molto buone, ha elevato moltissimo determinati luoghi, sicuramente in Kazakistan ha fatto le peggio porcherie, nel senso che innanzitutto questa era un'enorme steppa di fatto, non nel senso che non ci siano montagne o laghi, laghi poi ci arriviamo, non vi preoccupate, però nel senso che era essenzialmente una terra dedita più che altro all'allevamento. La maggior parte dei suoi abitanti kazaki era gente che abitava metà anno nelle yurte, metà anno in una casa un po' più stabile, ma che essenzialmente si basava solo sull'allevamento e su una forma di seminomadismo, se non addirittura nomadismo totale. Sostanzialmente, quando sono arrivati i russi, ma nello specifico i sovietici, volevano trasformare quest'area, dopo averla già trasformata in una sorta di carcere, perché chiunque faceva delle cose mandavano in Kazakistan, però dettagli, volevano trasformarla in un grande granaio. E di conseguenza fecero oggettivamente le peggio porcherie. Ad esempio, una delle cose che fecero fu quella di obbligare tutti i kazaki a iniziare a coltivare la terra, quando loro ne avevano mai coltivato nella loro vita, anche perché, te la raccomando, la terra del Kazakistan a coltivare non è l'ideale, non è come l'Italia, per fare un esempio. E di conseguenza obbligarono questi a rinunciare a tutte le loro mucche, a tutti i loro animali che avevano, forzatamente, e fra l'altro ci sono più e più casi che qua vengono proprio citati, che questi che appunto già erano stati privati di tutto quello che avevano perché quello era il loro tesoro, in più venivano anche poi rimessi in carcere perché naturalmente non avendo più niente non puoi pagare delle tasse, però le tasse rimanevano, quindi ti fregavi, anzi avevi tanti animali e poi non hai nessuno, peggio avrai le tasse ancora più alte perché sono le tasse di prima o comunque ci sono queste tasse e quindi
Si stima che la popolazione kazaka sia insieme a quella ucraina quella che hanno sofferto di più, fra l'altro, della primissima fase del comunismo, specie quella con Stalin. Però la questione non finisce qui, perché intanto vi avevo parlato di laghi, sì, perché lì ci sarebbe il lago d'Aral. Dico ci sarebbe perché c'è ancora, fortunatamente, la parte kazaka è quella meglio conservata, è l'unica che può essere conservata, perché un tempo il lago d'Aral era grande circa come... era il quarto lago più grande del mondo, ok? Oggi è 10 volte più piccolo. E questo in quanto sostanzialmente i russi, i sovietici, volevano, come vi dicevo, coltivare, e volevano coltivare nello specifico cotone. Il problema però è che per coltivare il cotone serve ovviamente una certa anche affluenza idrica. E quindi cosa fecero essenzialmente? Costruirono tutta una serie di canali che deviarono il corso dei fiumi, fra l'altro canali sovietici, li raccomandiamo, 50% di perdita di acqua almeno, una roba schifosa. Però, dicevo, deviarono il corso dell'acqua ed essenzialmente sapendo che il lago d'Aral si sarebbe prosciugato. Ma allora interessava più il cotone perché oggettivamente... La Russia ha un sacco di mare, tutta l'Unione Sovietica ha un sacco di mare, non ha tanto cotone. Il problema però è che i risultati sono stati assurdi, ma cioè veramente delle cose non criminali di più, soprattutto in un momento nel quale si parla tanto di ecologia. Perché, vi dicevo, la parte kazaka, bloccando, diciamo, il contatto con l'altra, sono riusciti, diciamo, a preservarla e forse... Fra un sacco di anni si riuscirà ad avere un lago un po' più grande. Adesso, ripeto, è 10 volte. La parte uzbeka è un lago di sale dove non c'è niente, sempre più stretto, con questo sale sempre più forte e, ripeto, 10 volte più piccolo. Cose oggettivamente assurde. Ma non finisce qui perché Kazakistan, poverino, ha veramente avuto tutte le sfighe della terra. Non è per dire cattiverie, ma è la verità. Nel senso che... Non solo fecero questo simpatico esperimento agricolo i sovietici, ma in più non avevano nessun luogo dove testare le bombe atomiche, quindi dove testarle se non nel Kazakistan? Perché appunto Kazakistan c'è un'area che in realtà è grande come una regione italiana, anche di più, dove appunto fecero questi test atomici, dove testarono le prime bombe nucleari e dove testarono anche delle bombe ad idrogeno. Naturalmente senza dire nessuno, ma niente a nessuno, e fecero più di 100 test, fra virgolette, di missili sopra la superficie e più di 300 di sotto. Tutti ovviamente test nucleari, tutti test che dovevano testare una bomba, non altro. Vabbè che hanno testato veramente di tutto in questo povero paese, anche i diserbanti, però lasciamo stare quello, sennò arricchiamo un po' troppo quello che dobbiamo dire. Diciamo che sicuramente questi test atomici non hanno fatto per niente bene, tanto che coloro che abitano in quelle zone, per lo più, diceva anche nel testo, questo qui sembrava vecchissimo e tuttavia tipo 52 anni, cancro come tutti quanti e condizioni di salute sempre più precarie, anche perché sì, danno una pensione extra effettivamente se hai avuto tutte queste scorie, purtroppo eccetera, peccato che la pensione extra te la danno perché la tua vita sarà più breve. Per essere chiari, non è una cosa bella. Tra l'altro noi lo sappiamo perché abbiamo tutti quei problemi nella Terra dei Fuochi. Questo è ancora peggio perché sono bombe, non è spazzatura, diciamo. Comunque, passando al paese successivo, il Tagikistan. Oh. Il Tagikistan devo dire che è quello che mi è sembrato non meno caratteristico, e ci mancherebbe altro, però... È molto, cioè, Tagikistan e Kirghizistan, lo vedremo poi più approfonditamente, condividono il fatto di essere sulle montagne e questo, diciamo, si lega a moltissimi aspetti della loro cultura. Nello specifico, devo dire che Erika Fatland, quando va in Tagikistan, è molto interessata a scoprire questi Yagnob, che secondo me sono effettivamente una delle cose più caratteristiche di questo paese. Non perché, ripeto, non abbia niente, ma del Kazakistan è enorme, ne abbiamo quasi parlato. Turkmenistan, abbiamo parlato solo del dittatore, dobbiamo scegliere una singola cosa. Questi Yagnob sono molto interessanti perché in realtà sono una popolazione antichissima e si chiama così in quanto vivono nella valle di Yagnob. Essenzialmente quando gli arabi arrivarono circa nell'800, nel 700, adesso non ricordo esattamente, conquistarono tutta quest'area e i suoi antichi abitanti, ovvero i Sogdiani, in parte, fra virgolette, accettarono la dominazione, in parte si ribellarono e in parte, come in questo caso,
fuggirono e si rifugiarono in questa valle di Yagnob. Questa valle di Yagnob è una valle che essenzialmente è molto difficile da raggiungere, è una valle che onestamente non ha tanti motivi per essere visitata, se non proprio questi abitanti che sono molto particolari, molto interessanti, perché è proprio una valle impervia dove loro sono andati appunto per scappare e dove pare che nessuno li abbia mai scoperti fino all'arrivo effettivamente dei sovietici. Non so ovviamente quanto sia veritiera questa cosa, ma è sicuro che per tutto quel tempo la cultura degli Yagnob crebbe essenzialmente divisa da tutto il resto dei Tagiki, tanto che hanno proprio una lingua diversa addirittura, quindi non per modo di dire. Poi lei va lì onestamente con l'idea di cercare gli antichi culti dei zoroastriani. Va, diciamo, nel posto sbagliato, perché loro lo dicono più e più volte: no, noi questa cosa non la conosciamo, noi non siamo assolutamente zoroastriani, siamo assolutamente musulmani al 100%. Però sicuramente, diciamo, quelle aree, proprio per il fatto di essere isolate, mantengono tutta una serie di caratteristiche particolari e che le divide dagli altri. E fra l'altro è molto interessante notare come ancora una volta i sovietici abbiano fatto delle porcherie e di conseguenza molti di questi Yagnob abbiano o perso la propria cultura o siano proprio morti a causa loro. Mi spiego meglio. È molto condannato più e più volte nel corso anche proprio di questo capitolo il fatto che i sovietici essenzialmente erano fissati con la coltivazione del cotone, gli piaceva assai, e di conseguenza presero tutti gli abitanti di questo Yagnob a forza, quindi proprio mandando gli elicotteri a prendere quei militari e tutto, e li portarono in pianura, perché in pianura loro volevano coltivare sto benedetto cotone che voleva mettere da tutte le parti. Il problema è che molti di questi, quando vi ho detto che sono proprio una popolazione diversa, non stavo scherzando, loro erano proprio abituati a vivere in quel clima, con quelle piante, con quella cosa, con quel tutto, e quindi molti si sono ammalati perché non avevano gli anticorpi alle malattie. Quindi cose assurde del tipo che questo qui poverino dice che i suoi figli, appunto, nessuno di questi salvo uno o due sono riusciti a vivere proprio perché era il clima diverso, si ammalavano più facilmente, erano più deboli, in più un luogo completamente diverso con un'area molto peggiore, tutte cose peggiori di fatto. Ovvio, e va specificato, che molti Yagnob, anche quando poi finì tutto questo, vollero rimanere in pianura di loro spontanea volontà, proprio consapevole, perché la vita alla fine è comunque più facile in pianura rispetto alla montagna. Nel senso che in pianura ci sono le scuole, ci sono comunque degli ospedali, c'è comunque un tentativo, fra virgolette, di stato, mentre lì sei proprio nella natura selvaggia, tanto che gli abitanti una volta all'anno vanno, non so, a comprare le patate, la farina, perché sennò non si sa quando le prenderanno. Devo dire che è molto molto affascinante e che fornisce anche un'idea un po' quella forse che abbiamo, non quella che abbiamo, però una delle idee che, diciamo, hanno tanti italiani relative anche a quelle determinate aree, quindi queste valli quasi da sogno dove il tempo si è fermato, ecco, la valle dello Yagnob sicuramente corrisponde a questo immaginario. Ma spostiamoci in Kirghizistan, che è uno dei paesi dei quali in realtà ci sono più cose di cui parlare, ma probabilmente sarò un po' più stretto, anche perché, ripeto, ho qualche fonte in più, ho letto anche qualche autore kirghizo, quindi sarà interessante parlarne in maniera anche diversa. Fatto sta, Kirghizistan si distingue intanto perché è l'unica democrazia vera dell'Asia centrale. Kirghizistan non solo è l'unica democrazia vera, ma anche la democrazia che ha subito la prova democratica, nel senso che hanno cacciato loro due dittatori e hanno sia eletto delle elezioni, ma sia, questa è la parte più importante di tutte, c'è stata una transizione del potere democratica, che è una cosa quasi, cioè, fantastica, cioè davvero da dire col sorriso, ma sorprendente, perché è l'unico paese, lo dico in maniera chiara, che ha una vera democrazia. Gli altri, soprattutto l'Uzbekistan, devo dire, non ho capito, perché pare che il tizio nuovo voglia essenzialmente non emulare quello di prima, essere molto più liberale, però seguendo il modello del Kazakistan, ok? Non più Turkmenistan, basta, ma sicuramente più Kazakistan, che comunque è una roba un po' particolare, la vedremo prossimamente quando parlerò della storia del Turkmenistan. Vi dicevo, il Kirghizistan, oltre a questo, ha la caratteristica dell'essere
veramente sulle montagne, nel senso che più del 40%, se non erro, della sua superficie è a più di 3.000 metri, ne fa veramente uno dei paesi più montuosi della Terra, ed è un paese dove proprio per questo convivono tutta una serie di tradizioni antichissime. Si vede ad esempio come ci sia ancora la tradizione della caccia con il falco, cioè con l'aquila, scusate, che per carità non è più l'unico modo che hanno per mangiare, per essere chiari, anche se un tempo era così. Però sicuramente è qualcosa che è rimasto ed è qualcosa di fortemente legato alla cultura appunto del Kirghizistan. Purtroppo va detto anche che c'è un altro aspetto, questo lo dico perché onestamente a me ha inquietato abbastanza ed è facile da spiegare, ma dovete leggervi il libro perché vi dà meglio l'idea, ovvero l'Ala Kachu. Questo Ala Kachu è essenzialmente il ratto delle spose, semplificato a livelli incredibili. Essenzialmente ogni anno decine di donne kirghize che fanno un altro tipo di cose vengono rapite da questi uomini kirghizi, che di solito sono tra l'altro contadini, e molte di queste, almeno nel libro, appare che siano ragazze che vanno a studiare all'università, quindi ancora più un peccato, vi dicevo, vengono rapite e vengono portate alla casa del futuro marito, per essere chiari. E questa vecchia signora, che di solito è la madre dello sposo, che ha già vissuto, fra l'altro, di solito questo tipo di esperienza traumatica, inquietante e vergognosa, a quel punto gli mette questo velo da sposa e puff, per magia sono sposati. Ed è praticamente una cosa che non viene quasi mai rifiutata nel momento in cui avviene, perché c'è una fortissima tradizione che in realtà non è una tradizione antica, lo dice più e più volte nel libro, non c'è nel libro di Manas, che è il loro libro epico, diciamo, non c'è, è come se dicessimo non c'è nell'Odissea, ok? Però viene comunque praticata anche perché, soprattutto poi con il crollo dell'Unione Sovietica, il paese si è, diciamo che i pochi servizi che c'erano sono stati persi, non tutti naturalmente, fortunatamente, però tanti servizi, soprattutto nelle campagne, sono andati un po' perdendosi e quindi si è persa ancora di più quello che poteva essere una cultura di base. Queste sono oggettivamente le cose assurde. Poi fortunatamente il numero, nel libro, diciamo, dice un certo numero che è molto alto. Io sono andato a vedere tipo su Wikipedia, dice comunque un numero molto alto perché parliamo dalle 12.000 alle 18.000 donne che ogni anno vengono sposate così contro la loro volontà, perché l'Ala Kachu non è per forza forzato, ma diciamo che ha questa brutta piega che diverse volte si diviene una cosa forzata. Un tempo era perché tu volevi scappare con la ragazza che ti piaceva, ma non andavano il permesso e quindi facevate questa cosa. Adesso diciamo che molte volte la ragazza non è così entusiasta di andare, anzi non lo è per niente. Però ecco, non è per dire una cosa negativa, però devo dire la verità, mi ha molto colpito e spero davvero che la situazione possa risolversi, anche perché è l'unico paese democratico, l'unico paese dove c'è una possibilità che ciò si risolva, ed è veramente una cosa triste, una cosa vergognosa e che non rende merito a un paese bello, interessante e comunque con una grande storia come il Kirghizistan. Detto questo, passiamo all'ultimo, ovvero all'Uzbekistan. L'Uzbekistan è sicuramente il paese che è più legato di tutti con la storia, proprio perché lì si trova sia Samarcanda, sia Bukhara, sia anche altre città meno note qui come Kokand, ma che hanno rappresentato veramente per secoli i centri della Via della Seta, essenzialmente. Qui esiste una civiltà antichissima e civiltà che addirittura si occupavano di portare il proprio commercio dalla Cina fino a Roma, e quando Roma esisteva, non a Roma dei papi, a Roma degli imperatori. Ok, quindi parliamo veramente di genti antichissime che sono state lì da sempre e da sempre hanno commerciato e sono riuscite a crescere. Tanto che appunto ci sono posti come Samarcanda e Bukhara, li ripeto, ma sono dei posti veramente pazzeschi, dove lei stessa dice a un certo punto, quando sono arrivata nel Registan di Samarcanda, è come se avessi capito che tutto il mio viaggio, questi mesi e mesi che avevo passato a destra e a manca, erano tutti propedeutici a farmi passare lì le 3 ore più belle della mia vita. Perché il Registan è un posto assurdo, devo dire la verità, cioè proprio dalla bellezza, da come sono rimaste le cose. Poi io ho anche conoscenze che sono state in Uzbekistan e che me lo hanno confermato, e quindi devo dire che già solo per quello è fantastico. Poi
Lì lei visiterà anche la produzione della via, cioè non della via della seta, la produzione della seta in maniera tradizionale, che deve essere qualcosa anche quello di estasiante addirittura. Poi io sono veramente curioso un giorno di vedere come si fabbricano veramente i tappeti, non per forza in seta, ma lì è qualcosa che tutti conoscono la via della seta. Cioè, chiunque, anche il più ignorante, ha sentito questa parola, o comunque sa che la seta, diciamo, ha delle origini lontane, che tanta gente faceva quelle tappe per arrivare fino da una parte all'altra, portare con questi mercanti incredibili, con questi mercati stupendi, cose veramente bellissime. Va detto che, se bisogna proprio dirla tutta, il precedente dittatore è stato uno dei più sanguinari in assoluto. A me onestamente ha colpito una cosa che io non vi starò qui a spiegare, vi invito a leggere più che altro il libro, però ecco, in una baraonda dovuta a delle mobilitazioni politiche, popolari, eccetera, a un certo punto questo presidente promise che avrebbe fatto un discorso in questa piazza, ok? Quindi la gente già protestante si era radunata lì, lui a un certo punto ha chiuso la piazza, proprio chiuso tutto quanto, e ha iniziato a far uccidere tutti i civili. I numeri del governo dicono 187 morti. Che dire che il governo, durante delle proteste di piazza, ha ucciso di fatto 187 persone, non è poco, ma degli altri numeri parlano addirittura di 1500 persone. Cose assurde. E fra l'altro, questo fu uno dei pochi che portò addirittura i carri armati contro la propria gente. Delle cose che adesso non mi ricordo, non so, non voglio dire, però forse tiene a me c'erano i carri armati. Ok, quindi parliamo veramente di cose strane e assurde. Detto questo, va detto che il nuovo leader, che non è stato eletto al. Cioè, è stato. Diciamo che è stato eletto alla maniera del Kazakistan, che è la cosa più corretta da dire, però ha già eliminato la tortura, e comunque sembra quantomeno un po' più ben indirizzato. Dobbiamo veramente sperarlo, anche perché, ripeto, tutti questi paesi sono fantastici. L'Uzbekistan è quello che, agli occhi di chiunque, c'è soltanto, ripeto, per Samarkand, Bukhara, ma anche per tutto quello che è intorno, per tutto quello che ha insegnato, per tutta quella che è la sua storia, sarebbe veramente un peccato non ci fossero delle condizioni normali per la propria gente, che comunque fa l'Uzbekistan. Se no, sono soltanto degli edifici in rovina senza nessuno. Detto questo, spero veramente che vi compriate questo libro, perché è bellissimo. 500 e rotte pagine, ma che si finiscono molto in fretta. Io 3-4 giorni l'ho finito, anche se l'ho voluto finire, diciamo, ho voluto concentrarmi su quello. E niente, ve lo consiglio davvero caldissimamente. Come vi dicevo, parleremo poi mercoledì di Turkmenistan, venerdì di Kazakistan, settimana prossima lunedì di Tagikistan, mercoledì di Kirghizistan e infine di Uzbekistan. E niente, vi invito anche a seguire le live che ci sono ogni venerdì sempre. E sto pensando, quando registro il video, anche di fare uno speciale per il sabato. Ma vediamo un attimo. E poi, ovviamente, di seguire Medio Oriente Dintorni sia sulla pagina Telegram, che è il modo migliore per seguire Medio Oriente Dintorni, sia sulla pagina Instagram, la pagina canale YouTube, ovviamente, il canale di podcast, e infine, naturalmente, anche la pagina Facebook, anche se la metto sempre in fondo perché banalmente Facebook non è molto affidabile per far vedere a voi quello che voglio far vedere io a voi. Detto questo, vi saluto, alla prossima!